Cioè sì, mi provoca un'allegria, Vabbè, però è è un stupenda, è pochettino, bellissima. beh, In infatti io effetti sono malinconico, quindi a colori, è così. L'ho E tu hai presentato sempre in bianco e presentato per tanti anni in bianco e nero, però c'è una sua post-produzione, ma era un periodo particolare perché era appena passato un uragano sul Golfo del Messico, quindi c'era la coda dell'uragano e il cielo era terribilmente potente. certo. E quindi Era questo. Ma questo è. perché allora? Cioè, avevi presentato in bianco e nero, adesso cioè, ti sei messo a stampare a Ma colori. perché cambi, no? A un certo punto Certo. della tua vita cambi, adesso sto iniziando a editare un po' di lavori che voglio fare dei piccoli libri, penso anche che anche tu abbia voglia di fare dei piccoli libri, magari Sarebbe sarebbe interessante. interessante. Farne altri sarebbe molto interessante. Anche perché cosa sta succedendo? E questo ce lo confermerà magari Marco. L'editoria italiana è sempre stata molto difficoltosa, mi ricordo Mulas che diceva non faccio più il fotoreporter, faccio il fotografo di moda, perché tanto per tradire l'idea tradita per tradita con questi editori, tanto vale che la tradico, esco a fondo. L'editoria italiana arranca sempre in difficoltà e quindi dove rimane lo spazio oggi per la fotografia sul web? Un attimo scompare, se vuoi fare qualcosina che rimane. Ti fai piccole fanzine, sai, dei lavorini E tra piccoli. l'altro questo è molto interessante, melanconico anche questo qui. Questo è ispirato, beh, forse poca gente lo sa, ma io ho vinto dei concorsi importanti all'inizio della mia carriera di fotografia di paesaggio. Sì? Oh, sì, il premio della Federchimica nel 1999, il premio della provincia di Milano. C'erano in giuria la Giovanna Calvenzi, Roberta Valtorta, Luigi Ghirri, sì, Luigi Ghirri, povero, due porti, Gabriele Basilico. Magari, Sì, e così. questo ovviamente c'è tutta l'influenza ghirriana di Chiara Sì. Monte, di Olivo Barbieri, tutta l'influenza anche di dei tedeschi, però un tipo di melanconia che è tipico della fotografia, cioè la mia fotografia è melanconica, la tua fotografia è melanconica, perché si adatta, è un memento mori la fotografia, Ma poi quindi si adatta. perdonami, anche nel contesto melanconico, è giustissimo sottolineare quello, poi dipende anche da dove la fai, perché melanconica si intende, non so, il Carnevale di Venezia, già le maschere sono tristi, però in sé c'è questa allegoria di vivacità. Chiaramente una fotografia, un reportage svolto in Afghanistan o in Siria è difficile trasmettere un messaggio solidale e di gioia, quindi obbligatoriamente ricadi in questo, purtroppo. Sì, ma anche perché comunque ormai io penso che la microeditoria, l'editoria, fare anche dei libri belli, ogni tanto mi piacerebbe trovare degli editori, è ovvio che ormai il rumore di fondo è pazzesco, no? Tutti fanno fotografia, tutti insegnano fotografia Tutti fanno libri, tutti fanno libri. tutti fanno libri, tutti fanno libri e quindi il rumore di fondo sale. Parlavamo anche della bellissima esperienza Memo di Bucciarelli, molto, Bucciarelli, molto bella, di molto. livello altissimo, che però rischia di perdersi nel rumore di fondo totale che c'è adesso, perché il pubblico non riesce a capire più che cosa vale, che cosa È un non messaggio vale. importantissimo quello che stanno trasmettendo questi ragazzi, Beh, importantissimo. allora, cosa possiamo fare? Te lo portiamo qua. Ah, Questo l'ho sentito ieri brillante. perché ci siamo sentiti con Marco. Marco voleva, anche perché ormai il mondo dell'editoria è piccolo, se vuoi pubblicare, devi pubblicare su dei quotidiani anglosassoni, È tedeschi. brutto, eh? Trasferirsi, quando in Italia abbiamo tutto, uno stato d'arte pauroso. Chiedere agli anglosassoni, perdonami, ma molti privi anche di buon gusto, noi O ai italiani, francesi. pensa, dobbiamo chiedere a loro la possibilità di pubblicare i nostri lavori perché in Italia siamo al collasso. È deleterio, veramente. Però c'è una cosa interessante. Quando ho vinto World Press Photo, che ho conosciuto Fabio Lucciarelli, c'erano 8 italiani su 50 premi. Allora mi chiedono, ma senti, ma voi non avete, l'editoria vostra è abbastanza
non ha più soldi per produrre lavori interessanti. Come mai, mi chiedeva, come mai voi producete però a questo livello? C'era Alessio Romenzi, Fausto Podavini, tutta gente che ha fatto dei lavori che avrebbe voluto spaziali di livello altissimo. E io ho pensato sempre questa cosa, proprio perché non c'è niente, noi dobbiamo farci un mazzo che è il triplo. E in più viviamo immersi, prima della fotografia c'era solo scultura, pittura e teatro per la rappresentazione del mondo. E noi viviamo immersi in quella rappresentazione, anzi viene da noi quella rappresentazione. Sono loro che parlano di proporzioni. C'è la Magna Grecia, il teatro, e questo qui, questo lo devo a Giovanni Chiaramonte. Io, Giovanni Chiaramonte, mi ha sempre fatto una testa così, dicendo la prima rappresentazione del mondo è il teatro, e il teatro si sviluppa nella Magna Grecia, che è la Sicilia, il sole della Sicilia e tutto quanto. Comunque dobbiamo fare un pensiero, Marco, noi dobbiamo fare un pensiero, dobbiamo stare uniti e dobbiamo produrre qualcosa assieme. Questo deve venire da noi fotografi, ormai gli editori non sono più in grado. Qualcuno è ancora in grado, ne parlavo prima con Ryuichi, qualcuno è ancora in grado, qualcuno finanzia, sostiene ancora la fotografia, altri purtroppo, per ragioni loro, non hanno più, non la capacità, non hanno più la possibilità. Comunque, noi abbiamo bisogno di voi. No, ma è vero. No, perché voi siete comunque guida, cioè, voi state facendo, cioè, un lavoro di seri, cioè, profondi, onesti. Cioè, onesti, quello sì, cerchiamo di essere onesti, cioè, un'onestà intellettuale, sì. Cioè, sicuramente noi cerchiamo di avere un'onestà intellettuale, su quello sono sicuro, cioè, cerchiamo di affrontare dei problemi, contatto, cerchiamo di capire, cerchiamo di accettare delle situazioni anche, beh, Marco è stato ultimamente, penso al Brasile, penso all'Afghanistan, la Siria. La Siria, io. Sei stato anche in Siria? Sai che io non l'ho visto il lavoro. Cioè, l'hai visto? No, adesso lo vediamo. Quindi cercare di accettare quello che c'è e non è facile. E documentarlo soprattutto. Perché senza memoria non si va da nessuna parte. Esatto. E oggi quello sta succedendo. Stiamo perdendo la memoria. Ok. Dai, cioè cantiamo no. Qualche canzone allegra, cioè, birra qua, per tutti, birra sì, di prima mattina, cominciamo a piangere. No, però nel senso rendersi conto di dove siamo deve essere uno stimolo per cambiare. Certo. Giustissimo. Cioè, sì. Non è che, oddio, sono nella merda, rimango nella merda. No, sono nella merda, no, mi tiro fuori. No, esatto. No, perché no. Comunque hanno creato questa cultura importantissima nei questi, cioè, gli anni passati, cioè c'è qualcosa di molto sostanziosa, c'è, e voi state facendo, e questo non va perso, questa non va persa. Sì, però vedo lì, guarda, vedo Dondero, Berengo, Saglietti, e il grande Ivo Berengo, vedo Gianni, Giacomelli, Newton. Sì, ho venuto una... Però sempre Newton. Però vedo delle... che comunque ha contribuito a creare il un'immagine, una rappresentazione del mondo, comunque sia, non è che hanno, è lontano da me. Hanno instradato, hanno dato un messaggio, tante volte ne parlo, faccio anche delle discussioni non accese, però do il mio contributo alla fotografia. Ci sono persone inconsapevoli di fotografia che parlano perché occupano degli spazi che giustamente possono parlare, e tante volte dico: ah, cosa ne pensi di questo? Dico: ah, non mi piace. Ah, ma a te non piace nessuno? No, non è vero, assolutamente. Io adoro i fotografi italiani, li adoro. Abbiamo degli interpreti ancora presenti che sono stati l'instradamento della fotografia made in Italy. Poi, come i cantanti, io quando ero giovane, when I was young, ascoltavo Baglioni, adesso se lo ascolto non mi piace più. Sono cambiato io, è cambiata la sua poesia, è cambiata la sua canzone, e altrettanto questi fotografi, io li adoro, ma sono cambiati loro, sono cambiato io e sono cambiati i tempi. Non obbligatoriamente un fotografo deve darmi un indice di produttività a 365 gradi per una vita. Mi sono piaciuti, continuano a piacermi come persona, ma
probabilmente non mi piace più la loro fotografia, sono cambiato io. E poi mi dico, ah no, ma tu sei troppo critico. Non sono assolutamente critico, dico le cose come sono. Così. Poi non c'è memoria. Cioè, io penso, i grandi fotografi e reportage italiani, Moroldo, Patellani, Pastorel, io vorrei sapere chi ha letto il libro di Lucas, Giuliano Luca, adesso tutti vogliono fare i fotoreporter. Tutti sono grandi fotoreporter, sono curioso di sapere se qualcuno ha letto il libro di Giuliano Lucas, strepitoso, bellissimo, sul fotoreportage in Italia, che fa un quadro dell'editoria italiana e capisci che in effetti si è più o meno sempre in questa condizione. I fotografi fanno sempre fatica. Hanno faticato in un modo differente. Sì, in modo differente. Prima con gli assegnati si riusciva effettivamente a estrapolare qualche lavoro, a fare qualcosa. Poi purtroppo i tempi sono cambiati, gli assegnati non sono presto, il fotografo sarà colui che dovrà finanziare il proprio lavoro, pagare per l'editoria, l'editoria riceverà del denaro per pubblicare il lavoro, la propria tesi. In certe situazioni è già così. Carlo. Sì. A me piacerebbe fare anche questo, non so, cioè tu mi porti un obiettivo, mi dai soldi e io ti ringrazio e lo vendo. Sì, cioè più o meno così. E sono lavori bellissimi quelli finanziati. Ci sono dei giovani che fanno dei lavori strepitosi, ma se li finanziano una volta, due volte, poi, certo. E poi perdono la strada. Però va bene, bisogna invece pensare positivo e bisogna che ci inventiamo qualcosa. Adesso ci prendiamo una bella birra e inventiamo qualcosa. Ne parlavo prima con Ryuichi e gli occhi della guerra, sono stato nella giuria, tra l'altro non tanto tempo fa, con Reporter Day, hanno dato la possibilità a questi giovani di essere finanziati con un proprio lavoro, previa presentazione dell'opera. Ci sono state tantissime persone, abbiamo lavorato 3 giorni per rivedere one by one queste persone, dare il giusto valore alle proprie opere, e qualcuno è stato effettivamente premiato e sono bravissimi. Ne parlavo sempre prima, grazie al cielo ci sono ancora dei giovani che vogliono crescere, che vogliono provare, tentano questa strada. Spero non ricevano troppe delusioni, perché effettivamente bisogna avere le spalle larghe, molto larghe. Penso che la dote più importante per un fotografo sia consistenza e tenacia. A non essere figlio di papà. A volte può anche essere una cosa in meno, perché se non hai un po' di fame che ti costringe a raggiungere delle cose, potrebbe essere anche un ostacolo essere figlio di papà, perché hai 2000 possibilità e ti disperdi. Quando invece di possibilità non ne hai più, forse vai lì. D'accordissimo. Bene. Basta, dai. Avremo bisogno di un solo aiuto. Birra. Bene, grazie. Grazie uomo. Ecco.